Benvenuti ad Universo Steiner e bentornata a Francesca Pavan. Benvenuta Francesca. Grazie, grazie, grazie mille. Chi di voi ha seguito le scorse puntate ha già conosciuto Francesca, che è un'editrice, proprio perché, come spiegavo la volta precedente, quest'anno abbiamo deciso nella nostra rubrica, nella nostra nuova edizione, di dare ampio spazio anche a tutti i libri che ruotano intorno al mondo steineriano. Ci aveva aiutato, grazie ad una sua pubblicazione, Francesca, a approfondire il tema del tavolo delle stagioni, del regno. Andate a rivedervi la puntata su YouTube se vi interessa, perché oggi invece parliamo di un tema diverso, per qualche aspetto sempre legato a Steiner, che è l'angelo, e dedicando proprio la puntata a un libro che è stato pubblicato dalla casa editrice Michael e che Francesca ce lo può mostrare, ha qui con sé, che è Il mio angelo. Va detto che Francesca Pavan ha un rapporto molto, lo definirei molto intimo, con l'autrice Vittoria Castelli, e quindi ce ne può parlare proprio lei in prima persona, no? Del contenuto di questo libro, che, come avrete intuito vedendone la copertina che abbiamo anche qui sul mega screen, è un racconto per bambini con un'illustrazione molto bella in copertina, che è proprio tipica delle realtà Waldorf, delle scuole steineriane, insomma, con questo protagonista che è l'angelo. Allora, che importanza ha l'angelo, Francesca, per noi? Io parlo innanzitutto dal mio punto di vista. L'angelo ricopre una funzione estremamente importante, perché è il tramite tra Dio e l'uomo, tra Dio e l'essere umano. L'angelo, come si sa, è noto fin dall'antichità per averci aiutato, per essere apparso. Lo troviamo anche nell'Antico Testamento in più parti. Noi lo consideriamo, lo dobbiamo considerare un grande amico. E questo libro, Vittoria Castelli, quando me l'ha presentato, quando me l'ha portato per vedere se acconsentivo alla pubblicazione, aveva questo intento di far conoscere e di portare l'angelo anche e soprattutto ai bambini. Già noi adulti purtroppo non consideriamo l'angelo come amico, nel senso non ci rivolgiamo a lui per un aiuto. Quindi almeno cerchiamo di portarlo ai bambini e di farli un po' crescere con questa bellissima, bellissima idea. Tra l'altro qui abbiamo degli angeli che sono realizzati proprio sì, dai genitori, principalmente nelle scuole steineriane. Sono in lana cardata, come abbiamo già detto tante volte, e nelle realtà steineriane c'è molta importanza anche alla materia prima, no? Sono certo, abbastanza caratteristici questi personaggi. La volta scorsa ne abbiamo visti anche altri, sempre realizzati con la lana cardata, con altri materiali molto, molto sempre naturali. Spesso non hanno i lineamenti. Questa è una cosa che mi piace sempre molto quando la sento spiegare dai maestri, no? Che raccontano com'è importante che il bambino usi la sua fantasia per immaginare l'espressione, in questo caso dell'angelo che ha in mano, no? Sì. Che lo veda sorridere, che lo veda triste, insomma. È un aspetto questo che mi ha sempre colpito molto. Allora, tornando al libro di cui stiamo parlando oggi, io un po' l'ho letto, purtroppo ho avuto poco tempo, mi sembra che si parli in particolare dell'angelo custode, che è un angelo speciale, è così? Tutti gli angeli possiamo considerarli custodi? No, ce n'è uno che è il nostro, diciamo, eletto, che è il nostro amico. Questo bambino poi lo considera proprio come un suo amico, a cui chiede dei favori, parla a lui come se parlasse ad un altro bambino. Certo, di angeli noi chiamiamo generalmente in senso lato angeli, però ci sono anche per Steiner diverse gerarchie, ci sono le gerarchie angeliche. Quindi ci sono gli angeli, gli arcangeli, ci sono le dominazioni, i troni, i serafini, i cherubini e quant'altro. In questo caso il libro è rivolto proprio all'angelo custode. Perché questo? Perché è più facile per il bambino comprendere l'angelo custode, al di là che l'angelo custode sia proprio la figura più vicina a noi. Quindi se noi dobbiamo rivolgerci, possiamo rivolgerci anche
agli arcangeli, però all'angelo custode forse ci viene più spontaneo, è la figura più vicina e che anche ci hanno insegnato fin da piccoli. Se pensiamo al cattolicesimo, l'unica cosa che ci insegnano riguardo l'angelo è la preghiera dell'angelo di Dio, dell'angelo custode. Non apro la parentesi su questa pecca che fa, tra virgolette, il cattolicesimo, perché dà poca importanza agli angeli, però noi andremo oltre e cerchiamo di fare del nostro meglio. Il libro quindi parla di questo bambino, Tom, che va a fare una passeggiata con il suo cagnolino. A un certo punto il cagnolino si allontana e non lo trova più. Quindi comincia a chiamare questo cagnolino e il cagnolino è sparito. Comincia a cercarlo a destra e a sinistra e ad un certo punto il bambino comincia a preoccuparsi. Vorrebbe chiedere aiuto alla mamma, però dice no, voglio arrangiarmi. E si ricorda in quel momento quando la mamma gli parlava dell'aiuto che ci può dare, che poteva dare a lui e a tutti, l'angelo custode. In quel momento Tom fa un pensiero all'angelo custode e chiede: fammi trovare il mio cagnolino. Dopo pochi istanti sente l'abbaiare lontano del cagnolino, trova il cagnolino con un amico, con una fune, lo tira su e lì ringrazia l'angelo. E si vede, traspare dalle parole del libro, proprio la felicità del bambino. Torna a casa, vuole dare la notizia ai genitori e lì sente che i genitori parlano, io la faccio un po' breve la cosa, dopo leggerete il libro, chi ha piacere. Anzi, poi le chiederò anche di leggere lei un breve brano che magari ci dà uno spunto di riflessione. Con piacere. E sente che i genitori parlano, sono preoccupati e parlano di una bambina che è a scuola, di Tom, il cui padre ha perso il lavoro e si trova in una situazione difficile. Allora Tom pensa di preparare un piccolo mercatino con altri suoi amichetti e di vendere qualche giocattolo per prendere dei soldi e dare a questa famiglia molto bisognosa. Così fanno, però prima di andare a dormire alla sera Tom parla con la mamma e chiede espressamente l'aiuto al suo angelo custode. Dice: come mi ha aiutato per il mio cagnolino, vuoi che non mi aiuti anche per il papà di questa bambina? Fa questa richiesta. Durante la notte Tom fa un sogno. Sogna un angelo bellissimo, di colori, lui dice blu, argenteo, non sa neanche lui come definire. Al mattino è tutto euforico, la mamma chiede il perché di questa euforia. Tom dice: questa notte ho fatto questo sogno bellissimo, e spiega il sogno alla mamma. Dice: l'angelo mi ha detto di non preoccuparmi per la situazione della bambina perché tutto si sarebbe sistemato. L'indomani mattina non può non raccontare in classe quanto accaduto, sia l'aiuto dell'angelo per il cagnolino, sia il sogno che ha fatto. In quel momento altri bambini, due o tre bambini, escono con loro pensieri di richieste verso il loro angelo, uno perché non trovava gli occhiali, altri due per altre situazioni. Così la maestra coglie il momento per far fare dei disegni ai bambini. Al momento della ricreazione c'è un momento di euforia, di gioia nell'aula. Non capisce Tom perché è successo che il papà di questa bambina, di questa famiglia bisognosa, è stato assunto come bidello della scuola. Quindi a maggior ragione Tom dice: è vero che l'angelo custode c'è, l'angelo custode è come un amico che mi aiuta ed è giusto chiedere aiuto a lui. Questo è il riassunto veloce del libro, e questo per far capire, per far avvicinare il bambino a questa idea, a questo chiedere, perché voglio sottolineare semplicemente una cosa.
noi abbiamo i nostri angeli custodi e ci sono tantissimi angeli. E ricordiamoci, e io lo ripeto sempre, che non sono lontani da noi, ma sono qui, sono presenti, anche se si trovano in altre dimensioni, chiaramente noi non possiamo vederli. Però loro non aspettano altro che noi chiediamo aiuto a loro. Se noi non chiediamo aiuto a loro, non possono darci aiuto. Quindi chiediamo aiuto all'angelo custode. Questo quanto voleva dire il libro. Certo. Grazie. Possiamo, adesso abbiamo visto delle bellissime illustrazioni, qui anche queste sono, come sono realizzate? Sembrerebbero acquerelli, se non sbaglio? Sì, sono degli acquerelli. Dunque, gli acquerelli, la tecnica acquerello fatta dagli maestri o da chi fa questo tipo di acquerello steineriano, hanno colori particolari, sono propri e hanno questa risoluzione in pratica proprio perché sono apposta per le scuole Waldorf. In effetti hanno questo effetto un po', io lo chiamo spirituale. Un po' tutto l'universo Steiner, la realtà Steiner è spirituale rispetto a una realtà didattica normale, chiamiamola nostra. E anche e soprattutto, giustamente, si vede dal tipo di colore. È fatta comunque, questi disegni sono fatti da un insegnante Waldorf. Quindi, e sono molto bellissimi. Belli. Perché anche l'angelo, se vediamo, ha un effetto molto spirituale. Certo, sì. Sono questi colori che poi sfumano, no? Molto sfumati, sempre molto sfumati. Confondono la figura con quello che è. Ma anche l'espressione dei bambini, e se noi osserviamo lo sguardo, è diverso da altri disegni che possiamo trovare in altri libri per bambini. Hanno non voglio dire una marcia in più perché non me ne vogliano gli altri, però c'è un qualcosa di particolare, di spirituale che in altri disegni non troviamo assolutamente. Le posso chiedere anche di leggere quindi qualche frase che magari... Un qualche cosa, vediamo, sì, all'interno del di libro. Di particolare? Sì. Allora, qui parliamo del bambino di Tom e dice... Si ricordò del suo angelo custode. Perché non chiedere aiuto a lui? Angelo, ti prego, servirebbe ancora il tuo prezioso aiuto. Il papà di Susie non ha più un lavoro e non è in grado di dare ciò che occorre alla sua famiglia. Puoi aiutarli in qualche modo? Li affido a te, pensaci tu, grazie, pensò Tom. Chissà se anche stavolta il suo angelo avrebbe potuto fare qualcosa. Lui era sicuro di sì. Quella sera, quando andò a letto, il bambino pensò come potesse essere un angelo. La mamma diceva che erano bellissimi, di una bellezza che in terra non esiste, che avevano le ali, che erano dolci, amorevoli e che volevano il bene di tutti. Tom pensò che gli sarebbe piaciuto vederne uno, non solo per guardarlo, ma per potergli parlare e raccontare tante cose. Si addormentò così, con questo desiderio nel cuore. E da qui poi lui fa il sogno dell'angelo custode, di cui parlavo prima. Quest'angelo che lui poi nel sogno vede, esatto, che in vede mille colori. Figura. Esatto, bellissimo. Ecco, lei con la sua casa editrice ovviamente pubblica questo genere di libri, altri libri però sempre rivolti ai bambini, altre categorie. Ancora ne ha portato qualcuno oggi da mostrarci? Sì, ho portato qualche altro libro dedicato ai bambini, tema a cui io ci tengo particolarmente. Non pubblico solo per bambini, però tengo particolarmente a questo genere perché cerco con tutto il mio cuore e con tutta la mia passione che ci metto di poter dare qualche cosa a loro. Mi diceva prima, quando facevamo due chiacchiere prima dell'intervista, proprio che lei tiene che ogni suo libro abbia un messaggio, certo, un contenuto di spessore, quindi che serva a qualcosa, no? Mi diceva queste parole. Sì, che io pubblichi libri per bambini, di crescita personale, vuoi un libro religioso, un romanzo o un saggio, io dico sì all'autore se ha un contenuto importante, cioè se
chi lo legge riceve qualche cosa. Io adopero sempre questa frase, per me bellissima: il libro che pubblico deve dare qualcosa non solo al mondo, ma all'universo intero. Ricordiamoci che ogni parola che diciamo, ogni parola che scriviamo rimarrà per sempre nell'eternità, nell'universo, quindi cerco di fare del mio meglio. Ecco questo. Mi viene da pensare a certi libri che ho visto recentemente, magari dedicati a delle serie televisive per bambini, e sicuramente quelli non hanno dei contenuti che diano qualcosa, che trasmettano qualcosa. Sì, magari c'è il lato divertente, anche quello ci vuole, però insomma, per quanto mi riguarda, anch'io apprezzo più questo sì, genere sì, che lei propone. Ma sia per bambini che per adulti comunque questo vale. Questo è un pomoriggio, è un libro per bambini illustrato molto bene per me, per bambini dai 2 anni ai 6, quando cominciano a leggere. Ecco, una cosa che, se posso dire, ci tengo a precisare, scelgo con molta cura gli illustratori. Per cercare questa illustratrice di Genova ho cercato parecchio, ho impiegato molto tempo, però poi ne sono stata felice. Un'altra cosa bellissima, bellissima, non dovrei dirlo, è questo libro, Le avventure di Piccolo Do. È un libro per sensibilizzare e per avvicinare il bambino alla musica, cosa molto importante. Ah, certo. Lei dice, non dovrei dire bellissimo, però i dati parlano. Però questo è molto venduto su Amazon, giusto? Sì, sì, è alla quinta ristampa. Sì, fra poco andiamo in quinta ristampa, per cui, ed è bellissima appunto questa storia di questo, Le avventure di Piccolo Do. È proprio Do, è la notina musicale che ha la sorella piccola mi, piccola re, scusate, il papà sol, la zia fa, e sono tutti racconti accompagnati alla fine da brani musicali. Molto, vedo che va molto bene tra gli insegnanti e anche i genitori. Un libro che per adulti, questo ci tengo a, sono felice, più che ci tengo, sono felice, piena di gioia nell'averlo pubblicato, è Noi contro questa cosa senza nome, e racconta di una mamma, è una mamma che racconta del suo bambino, chiamiamolo speciale, e ha questa cosa senza nome perché ancora i medici non hanno capito che cosa abbia. Avevano detto che non sarebbe vissuto, avevano detto che non avrebbe parlato, che non avrebbe camminato, non avrebbe capito, invece con la grande pazienza della mamma, della scuola e soprattutto comunque dei genitori, e l'amore della mamma e la grande pazienza, la forza che ha Chiara Giacomin, è riuscito Riccardo a stare in piedi e cammina adesso. Quindi ancora non parla, ma capisce molto. Anche questo è stato ed è un successo incredibile, questo libro, e ci ho messo il cuore e sono felice di averlo pubblicato. Ecco. Poi ce ne sono altri che sì, non ha portato. Uno mi è rimasto impresso tra quelli che mi citava e mi raccontava, scritto da un bambino autistico, ho sì, capito sì, bene? Da un ragazzo autistico, un ragazzo, sì. Forse sarà l'unico di questo genere, questo ragazzo autistico ha scritto dei racconti, la mamma me li ha mandati, ed è bellissimo perché si nota proprio la fantasia di questo ragazzo autistico, che va oltre ogni, ha dell'incredibile. E hanno fatto diverse presentazioni, è andato molto bene, hanno preparato dei cortometraggi e hanno fatto anche un festival internazionale. È bellissima questa cosa e anche questa mi riempie di gioia. Non voglio ripetermi, però è proprio così. Beh, è bello, è una bella cosa, quindi va benissimo ripeterla. Bene, siamo giunti ormai verso la fine di questa nostra intervista. Volevo spendere ancora 2 parole sul protagonista della puntata di oggi, che è l'angelo, magari proprio anche facendo riferimento alle scuole Waldorf. Lì sul tavolino abbiamo 2 angeli legati al periodo dell'Avvento, in realtà, sì, no? Perché nelle scuole Waldorf e anche nelle case delle famiglie che hanno i bambini, seguono questa pedagogia o comunque che sono appassionati di questo mondo, durante l'Avvento, 1 a settimana, arrivano i 4 angeli, giusto? Quindi abbiamo 2, uno è l'angelo bianco e l'angelo viola. L'angelo in sequenza, vediamo se ricordo bene, c'è l'angelo blu, il cui manto, se posso dire, il cui manto è fatto di pace e di silenzio. C'è l'angelo rosso,
che porta, è bellissima per me questa immagine, porta il suo cestino, il suo cesto, fatto molto delicato, perché fatto l'intreccio è fatto di raggi di sole, quindi passa di casa in casa, di porta in porta, guarda nei cuori in cui c'è l'amore vero e prende questo amore vero e lo porta in cielo. Poi c'è l'angelo bianco, che porta, allora va nei posti in cui l'angelo rosso precedente ha visto l'amore vero, porta il suo raggio dalla mano destra di luce del sole per dare, per rischiarare e riscaldare i cuori, e da ultimo l'angelo viola che porta la sua musica con la lira, per quanti però sanno ascoltare e che hanno il cuore aperto e con l'amore vero. Quindi vediamo che il tema amore, bene e cuore aperto è molto presente nell'universo, Steiner. Tra l'altro, parlando di angeli, c'è un legame molto stretto per quanto riguarda proprio la sua casa editrice, sì. No? Che ha il nome dedicato a certo, la Mica edizione in onore dell'Arcangelo, Michele, sì. Figura anche questa molto importante nell'universo steineriano. Certo, nelle scuole si fa un evento dove i bambini vengono aiutati a tirare fuori il proprio coraggio. Molto bello, chissà se riusciremo a dedicare una puntata intera anche a questo tema in particolare. A questo punto io ringrazio Francesca Pavan per essere stata con noi oggi, grazie di cuore. Io ringrazio voi dell'ospitalità e vi abbraccio e vi ringrazio ancora, grazie. Io le auguro anche di poter continuare in questo bel lavoro che fa, di continuare a portare questi messaggi così belli di amore, di bellezza, di gioia attraverso le sue pubblicazioni, grazie alla sua casa editrice. Grazie. Speriamo. Di nuovo. Grazie a voi ancora. E grazie a voi telespettatori, continuate a seguire Universo Steiner.